Mannino. Ok, dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Marazziti. Mi ha chiamato. Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo chiamati ad approvare un accordo tra Italia e Niger che può sembrare un accordo lontano, ma in realtà il Niger Prego, vada avanti. Colleghi, per favore. che negli anni 90 ha rappresentato un polo di interessanti progressi democratici, è diventato per 2 decenni un luogo. Chiedo scusa. Colleghi, per favore. È diventato un luogo per 2 decenni di grandissima instabilità e opacità. Ricordiamo tutti come il Niger è stato uno dei motivi nella rappresentazione delle cause che hanno portato alla seconda guerra del Golfo per decidere su una base di informazioni anche non corrette, ma l'opacità era tale che il Niger permetteva fare quelle congetture, è stata una delle cause perché di una guerra, perché era il luogo dove si diceva che l'uranio arricchito potesse diventare una minaccia per l'Occidente, cioè il Niger ha rappresentato un luogo di instabilità, un luogo di opacità e un luogo di vero e proprio traffico internazionale, tanto da diventare uno dei problemi dentro l'intera Africa del Sub-Sahel e per il resto del mondo. Bene, l'accordo che oggi noi andiamo a ratificare e che dobbiamo ratificare con la soddisfazione del fatto che l'Italia ha giocato un ruolo decisivo nel portare fuori il Niger da un'area grigia e di pericolo per se stesso e per il mondo, è un voto che oggi segna una tappa importante. Perché l'Italia ha giocato un ruolo? Perché tutto il sistema Italia è quello che ha permesso al Niger tra il 2010 e il 2011 di rientrare dentro una transizione democratica. È un lavoro che è stato costruito in molti anni, ma che è maturato tra il 2010 e il 2011 a Roma per l'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio. È allora che tutte le parti in causa, militari e non militari, hanno accettato un percorso di transizione verso la democrazia, che è quello che ha portato oggi il Niger ad avere degli organi legittimamente eletti e senza spargimento di sangue dentro una cornice di transizione democratica. Per questo l'accordo di oggi è un virtuoso esempio di cooperazione che si può inquadrare nella prospettiva fortemente sostenuta dall'Unione Europea di creare quelle condizioni affinché i paesi possano trarre profitto dalle proprie risorse naturali e dalla propria economia per sostenerne uno sviluppo realmente saldo, non solo assistenziale e quindi destinato al fallimento. L'accordo potrà significativamente concorrere ad ampliare la cooperazione con un paese di un'area che è quella del Sahel, segnata da un aggravamento delle condizioni di sicurezza e di stabilità, sia sul versante interno che sul piano esterno. Il terrorismo di matrice islamica, il traffico di vite umane, i flussi migratori clandestini,
che attraversano le fasce desertiche del Sahel sono da inquadrarsi in quello che fino ad oggi è davvero forse il paese più povero del pianeta e anche che ha a disposizione incredibili risorse come l'uranio. Al contempo però, proprio si pensi a questa contraddizione tra ricchezza prodotta e diffusione della povertà. Il Niger, proprio un paese poverissimo, proprio perché tra i primi produttori al mondo di uranio, è un paese strategicamente fondamentale per la produzione di energia nucleare. Allora, per quanto concerne il contrasto all'illegalità, questo testo che oggi approviamo indica nelle autorità competenti quelle per l'applicazione dell'accordo, che per l'Italia è il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, e precisa le modalità della cooperazione per il contrasto alla produzione e al traffico di stupefacenti, che riguardano principalmente lo scambio di informazioni di carattere operativo. Io capisco che a volte, Presidente, mi scusi, l'Aula è presa da problemi più importanti, ma io credo che ci sono momenti come questo, e ringrazio il Governo e il Vice Ministro Pistelli di essere qui in Aula per questo importante provvedimento e non solo per il provvedimento che andremo a discutere sulla cooperazione. Bene, ci sono momenti in cui occorre essere contenti e avere soddisfazione del fatto che si ha un ruolo positivo nel ricreare condizioni di sicurezza. Bene, discipliniamo con questo provvedimento le modalità della cooperazione sulla lotta al terrorismo, che avverrà tramite lo scambio rapido di informazioni su tecniche, modus operandi e strutture riconducibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio delle due parti, nonché sui soggetti che ne fanno parte. Vado a concludere ricordando che l'articolo 7 contiene anche norme importanti in materia di contrasto il suo tempo è scaduto, all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani. Per questo il Gruppo per l'Italia auspica una rapida attuazione del provvedimento in esame. Grazie. La ringrazio anche per la pazienza con cui ha parlato, non essendoci silenzio in aula. Invito i colleghi che devono conferire con altri colleghi a farlo fuori dall'aula. Ci sono ancora più o meno 6 interventi, anche se non tutti, da un tempo massimo di 10 minuti. Quindi chi avesse cose da fare può farle, ma ecco, se le fa in silenzio o le fa fuori. Chiesto di intervenire l'onorevole Marco Lin. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. La Lega Nord voterà convintamente a favore dell'accordo di cooperazione tra il nostro Paese e la Repubblica del Niger, condividendone pienamente gli obiettivi. Firmata dall'allora Ministro dell'Interno Roberto Maroni, l'intesa bilaterale italo-nigeriana rientrava infatti nel novero degli accordi con i quali si contava di contrastare più efficacemente il terrorismo transnazionale e le mafie specializzate del traffico internazionale di stupefacenti e migranti. Noi pensiamo che l'intesa sia tuttora di straordinaria importanza ed attualità, ponendo